Bene, benvenuti. Ricordo che ho avviato la registrazione della sessione che stiamo avviando e che verrà messa nel canale YouTube. Prima di cedere la parola a Camillo, proprio due parole di numero sull'organizzazione di questo incontro e degli incontri successivi. Ho preparato per aiutarmi qualche diapositiva che adesso vi condivido. Spero che la vediate. Perfetto. Lo scopo di questo incontro è quello di fornire una panoramica generale di Wikidata per aiutare a capire le potenzialità di Wikidata a voi che state partecipando rispetto ai vostri interessi. Quindi l'obiettivo di oggi, dell'incontro di oggi, non è quello di approfondire qualche particolare argomento, quanto piuttosto di fare una panoramica, appunto di dare un menu delle varie portate di Wikidata e queste portate, questi singoli aspetti verranno approfonditi negli incontri successivi. Quindi questo è un incontro introduttivo di una serie di incontri in programma, come avete visto dal modulo che avete compilato, non soltanto gli incontri che sono stati elencati, ma ce ne sono anche altri in programma che verranno poi calendarizzati successivamente. Nell'idea del gruppo, gli incontri saranno sia di carattere progressivo, quindi partiamo da zero come è oggi, per poi diventare sempre più approfonditi e più specialistici, ma anche dovrebbero essere quindi sia progressivi che ciclici, cioè a un certo punto proporremo di nuovo degli incontri di carattere di partenza, di carattere di base, in modo da poter coinvolgere, se possibile, altre persone. Anche i contenuti degli incontri non sono già stati tutti definiti a tavolino, ma verranno anche definiti sulla base di eventuali suggerimenti che verranno da chi partecipa a queste attività di formazione. E per la partecipazione riceverete un link, quindi per partecipare all'incontro nei giorni immediatamente precedenti, così come è successo per oggi. Vi invitiamo a controllare sempre la casella dello spam, perché in alcuni casi la posta è finita lì. Le iscrizioni verranno rinnovate a partire dalla fine di questo modulo, cioè dopo questi quattro incontri faremo un nuovo modulo di iscrizione per gli incontri successivi. Chi di voi venisse a contatto con qualcuno che è interessato a partecipare e che non si è ancora iscritto, può dire di contattarci direttamente, contattare uno dei membri del gruppo liberamente. Poi per le riunioni successive verrà contattato. L'incontro, quindi, questo avverrà appunto nelle giornate successive. L'incontro di oggi è registrato, lo ripeto, e partecipare significa dare l'autorizzazione a registrare. Da un campo su osservazioni e suggerimenti sono emerse varie osservazioni interessanti da parte vostra, ma ce n'era una in particolare che chiedeva se questa attività era a pagamento e questa forse ha bisogno di una risposta e di un chiarimento di quelli che possono essere i rapporti che il gruppo ha con i partecipanti. E il gruppo è un gruppo di Wikidata, quindi è un gruppo fatto di volontari. E lo scopo di questo gruppo è quello di promuovere la conoscenza di Wikidata all'interno del mondo MAB, Musei, Archivi e Biblioteche. Quindi lo scopo principale nostro con questi incontri è quello della promozione di Wikidata. E poi vorremmo diffondere la conoscenza e l'uso degli strumenti gratuiti disponibili su Wikidata per la produzione dei dati in forma di linked data e vorremmo anche aumentare il numero di persone che a titolo individuale o istituzionale, questo sta a ciascuno di voi scegliere qual è la strada giusta, collaborano alla costituzione di Wikidata. Per questi già tre motivi, che non sono tutti gli scopi del gruppo, sono soltanto i primi tre che ci siamo dati, è evidente che gli incontri sono a titolo gratuito e che alla fine, se voi siete interessati a lavorare su Wikidata, noi siamo interessati a voi, a fornirvi tutti gli strumenti per poterlo fare.
Altre cose sul gruppo le potete trovare sul sito di UniPV oppure direttamente sulla pagina del gruppo su Wikidata. Perché questa duplicazione di informazioni? I siti contengono, almeno per la parte essenziale, le stesse informazioni, perché non tutti sono pratici con l'uso di Wikidata e quindi abbiamo voluto mettere una pagina web tradizionale facilmente raggiungibile attraverso un motore di ricerca. Quindi potete trovare informazioni anche semplicemente usando Google, almeno in fase iniziale. Due diapositive su chi partecipa a questi incontri. Gli iscritti alle quattro giornate sono 207 in totale, anche se non tutti saranno presenti a tutte le giornate. 148 di queste persone, quindi circa il 70%, hanno già un account Wiki, mentre gli altri 59 non ce l'hanno ancora, diciamo noi, perché speriamo ovviamente che se lo facciano presto. La provenienza delle persone è la più ampia possibile, provengono da biblioteche, archivi, musei o reti di cooperazione museale o bibliotecaria. Dal punto di vista delle istituzioni sono di provenienza di comunali, regionali, ecclesiastiche, di fondazioni, ministeriali, di università, di associazioni professionali, quindi la rappresentanza è veramente molto ampia. Per quanto riguarda l'inquadramento, c'è personale incardinato, personale di cooperative, freelance e anche pensionati. Poi, cosa che ci ha piacevolmente sorpreso è che, anche se il gruppo è chiaramente un gruppo di impronta geografica italiana, abbiamo partecipanti anche dal Brasile e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli interessi, le interesse che sono state indicate, le vedete nella diapositiva, c'è una preponderanza delle biblioteche, ma poi ci sono persone che sono interessate a musei, archivi, biblioteche, oppure archivi, biblioteche, o a musei, biblioteche, solo archivi, solo a musei, musei, archivi. Poi Digital Humanities, che è stato aggiunto nel campo libero da due persone, e altri ambiti che potete vedere lì. Se guardiamo quanti sono i voti espressi per area, vediamo che la situazione è relativamente equilibrata, nel senso che noi ci aspettavamo una preponderanza delle biblioteche ed effettivamente è così, però uno dei nostri obiettivi è coinvolgere le persone interessate a musei e archivi all'interno del gruppo, e qui abbiamo a disposizione appunto persone che almeno per un quarto sono interessate agli archivi, per un quarto circa ai musei. Ho finito, adesso abbiamo esaminato rapidamente i dati. Un'unica ultima avvertenza, poi passo la parola a Camillo, ed è questa immagine che ovviamente mi riguarda senz'altro, mi ha colpito perché mi riguarda, perché state attenti, una volta che entrate in Wikidata poi è molto difficile uscirne. Dopo che vi ho dato questo avviso, cedo la parola a Camillo. Dovresti poter condividere lo schermo, Camillo. Adesso sto provando, vediamo un po' se credo che questa sia la cosa migliore. Condividi. Sì. Perfetto. Si potrebbe vedere, giusto? Benissimo. Perfetto. Allora, adesso cominciamo a parlare appunto, a parlare di Wikidata. Questa è la pagina principale di Wikidata, come si può vedere, per una persona non registrata. Vedete, not logged in, in questo momento non ho fatto l'accesso a Wikidata, e quindi appunto questa è la pagina principale di Wikidata nel momento in cui non si fa il login. Allora, la mia presentazione di oggi avrà una breve parte iniziale di carattere storico su come nasce Wikidata, quando nasce, perché nasce, e poi una parte più ampia relativa a, in breve, il modo in cui funziona Wikidata e quindi appunto come è fatto un elemento, come è fatta una proprietà e queste cose appunto relative al modo in cui Wikidata funziona. Allora, Wikidata, come si può vedere dalla pagina principale, è una base di conoscenza, una knowledge base, un database libero, con oltre 91 milioni di elementi che chiunque può modificare. Wikidata è appunto un database libero nel doppio senso
che libero può avere in inglese, forse anche più di due. Innanzitutto è libero perché non è a pagamento, è libero perché chiunque lo può modificare, è libero perché chiunque può riutilizzare i dati di Wikidata. Una cosa che possiamo subito dire, infatti, è che tutte le pagine di Wikidata, come si può vedere scendendo in fondo a Wikidata, in questa breve intestazione finale, tutti i dati strutturati dei namespace principale, proprietà, lessema, identity, schema, ci interessano principalmente il namespace principale, cioè appunto i 91 milioni di elementi, sono disponibili sotto licenza Creative Commons CC0. Questa licenza, che possiamo visualizzare entrando nella pagina appunto qui linkata, nel momento in cui la mia connessione me lo consenta, è sostanzialmente la concessione di tutto ciò che viene fatto su Wikidata al pubblico dominio. Ora la mia connessione dimostra di non voler collaborare, ma in ogni caso potete entrare voi stessi in questo link. Appunto, tutto ciò che è presente su Wikidata viene automaticamente concesso al pubblico dominio grazie connessione, per cui di fatto è possibile riutilizzarlo gratuitamente, modificarlo, farci dei grafici, eccetera, anche senza citare la provenienza di questi dati, visto che appunto questi dati sono in pubblico dominio. Perché i dati di Wikidata sono in pubblico dominio? Perché in generale il dato in sé non ha un copyright, il dato non è un'opera dell'ingegno in senso stretto, e quindi sarebbe anche sostanzialmente poco utile, oltre che poco sensato, mettere un copyright su questi dati, perché poi renderebbe più difficile il loro riutilizzo. Wikidata, garantendo la più totale libertà di riutilizzo di questi dati, fa sì che questi dati possano viaggiare liberamente su internet in qualunque forma, tant'è che appunto questo già accade. E questo già accade nonostante Wikidata sia in realtà un progetto relativamente giovane. In Wikidata ovviamente esisteva un altro progetto che ancora adesso è probabilmente molto più noto, ed è anche ovvio che sia così, un progetto che sta per compiere 20 anni, e cioè Wikipedia. Wikipedia compirà 20 anni il 15 gennaio del 2021, cioè tra poco più di 2 settimane, mentre Wikidata è molto più giovane. Wikidata nasce soltanto nel 2012, lo stesso anno in cui io sono diventato un utente di Wikipedia, e quindi Wikidata esiste da soltanto 8 anni, a meno della metà dell'età di Wikipedia. E Wikidata nasce per rispondere a 2 precise esigenze di Wikipedia che adesso cercherò di spiegare. Wikipedia ha questo simbolo molto ben riconoscibile. Vedete che attorno a questo simbolo, io sono connesso a www.wikipedia.org, ci sono diverse lingue, ci sono 10 lingue con a fianco dei numeri. Ognuna di queste lingue appunto è una lingua di Wikipedia, it Wikipedia, en Wikipedia, eccetera. Ognuna di queste Wikipedia ha un numero più o meno ampio di articoli, di voci, scritti da utenti di solito diversi. E tuttavia queste 10 non sono le uniche edizioni, di solito si parla di edizioni di Wikipedia esistenti, ce ne sono molte. Come si può vedere da questa pagina, ce ne sono credo ormai più di 300. Quando mi ero registrato forse erano 280-290, ma il numero di edizioni di Wikipedia in realtà continua a crescere. E continua a crescere perché appunto Wikipedia è una ed è tante. Wikipedia è un concetto generale, le diverse Wikipedie condividono una stessa interfaccia, condividono alcune norme di base, alcuni concetti di base, ma per il resto sono scritte da comunità diverse e si sviluppano in modo totalmente a sé stante. E il problema che si poneva a questo punto era connettere le diverse Wikipedie. Adesso proviamo a fare un esempio. Se io cerco una voce come ad esempio la voce su Verona e ci entro dentro, sempre se la connessione mi aiuta, in questo caso sì, ecco, questa voce su Verona è presente su Wikipedia in italiano e, come possiamo vedere dalla colonna di sinistra, è presente in queste altre circa 10 lingue che sono selezionate sulla base della mia posizione geografica, in modo anche abbastanza azzeccato, direi. Appunto ha preso ovviamente l'inglese, tedesco, francese, diverse lingue
parlata in diverse regioni italiane, lo sloveno, quindi le ha più o meno prese correttamente in base alla mia posizione geografica, e altre 102 che posso visualizzare da questo menu più esteso, divise grosso modo per continente. Ecco, quindi la voce su Verona è presente in all'incirca 110 lingue, più o meno un terzo delle Wikipedie esistenti. E si poneva un primo problema di fronte agli utenti di Wikipedia, e cioè, adesso mostrerò delle immagini, mostrerò due coppie di immagini. La prima coppia di immagini e la seconda coppia di immagini rappresentano il prima before and after, dopo Wikidata. Erano le due immagini che nel 2012-2013 ricordo come il mio primo contatto con Wikidata, perché Wikidata era importante. Beh, prima di Wikidata, tutte le voci di diverse Wikipedia che erano relative allo stesso elemento, alla stessa entità, allo stesso concetto, dovevano connettersi con questa ragnatela che era molto complessa, e cioè ogni voce di Wikipedia doveva contenere all'interno del suo codice dei link alle diverse altre versioni di Wikipedia, e soprattutto nel momento in cui si aggiungeva un nuovo punto rosso, una nuova voce in una nuova Wikipedia, accadeva che dovesse passare un programma automatico in tutte le altre voci di Wikipedia a delle diverse lingue ad aggiornare il fatto che esisteva anche questa nuova versione linguistica. E ovviamente era un processo particolarmente dispendioso, perché implicava mantenere una serie di programmi automatici che facessero questo lavoro in un numero crescente di edizioni di Wikipedia, e implicava anche il fatto che nel caso in cui ci fossero per caso errori di qualche tipo, oppure le voci venissero spostate, ci fossero dei malfunzionamenti, tutto il sistema era difficile da gestire, difficile da mantenere, mentre appunto Wikidata apportava un'innovazione fondamentale, e cioè tutti i link alle diverse Wikipedia venivano centralizzati in un solo punto, il punto blu centrale, Wikidata, e nel momento in cui ci fosse una voce in più, una voce in meno, una voce che cambiava titolo o qualunque altra cosa, una modifica in questo punto centrale sarebbe stata recepita in automatico da tutte le altre edizioni linguistiche. Questa fu un'innovazione comunque molto importante. Ma la seconda innovazione potremmo dire che è quasi più importante, perché alla fine, diciamo, per il lettore avere tutti i link su Wikidata o in ciascuna delle Wikipedia non cambiava, cioè il lettore ha sempre visto questi link nella barra laterale e ha continuato a vederli prima e dopo Wikidata. Semplicemente adesso si è aggiunto questo link modifica collegamenti, che prima del 2012 non c'era, che ci porta direttamente a modificare i collegamenti tra le diverse Wikipedie su Wikidata. Ecco, questa è l'unica novità per il lettore, una novità piccola. Ma l'altra novità invece era una novità che influenzava direttamente ciò che i lettori vedevano. E questa novità era quella espressa in questa seconda immagine. E cioè vedete che a fianco ad ogni voce di Wikipedia c'è questo puntino verde, anzi questo quadrato verde, anche se alcune Wikipedia possono non averlo, adesso spieghiamo che cos'è. Questo quadrato verde non è altro che, diciamo, una serie di informazioni basilari sull'entità che sto descrivendo. E appunto l'esempio di Verona l'ho scelto non a caso, perché Verona è un'entità geografica, è un comune, e in quanto comune ha questo box, che su Wikipedia viene chiamato infobox, ma questo box che contiene alcune informazioni di base, innanzitutto lo stato, la regione, la provincia, il sindaco, le coordinate, gli abitanti e diversi altri dati. Ora, questi dati dovrebbero essere in linea di massima gli stessi su ogni Wikipedia, a meno che le diverse Wikipedia non consultino fonti diverse che danno dati divergenti, però diciamo in linea di massima dovrebbero essere gli stessi su tutte le Wikipedia. E a questo punto, diciamo, già si crea comunque un problema interessante, perché siccome sono diversi gli utenti che scrivono le voci nelle diverse lingue, se un utente magari ha più voglia di fare, crea un infobox più ricco, se un utente ha meno voglia di fare, crea un infobox più povero. Ma soprattutto il problema si pone per quelle informazioni che non sono stabili, come ad esempio il fatto che Verona si trovi in Italia, o che magari abbia un'altitudine di 59 metri sul livello del mare, ma invece il problema si pone per informazioni che cambiano nel corso del tempo. Cambia il sindaco, cambiano gli abitanti, cambia la densità abitativa,
possono cambiare i comuni confinanti nel caso un comune venga unito o venga scisso in due, possono cambiare molti di questi dati, può cambiare anche il numero di iscritti all'università, può essere aggiunta una data di morte per una persona vivente nel momento in cui muore. Ci sono dei dati che possono cambiare e il rischio è che su determinate Wikipedie, in cui magari quella voce è vista da meno persone, è curata da meno persone, le informazioni restino obsolete per più tempo e questo viene a creare delle situazioni di difformità, in cui appunto una Wikipedia magari non ha un infobox, alcune Wikipedia hanno un infobox aggiornato, che dovrebbe essere appunto quello verde chiaro, altre Wikipedia hanno un infobox che diventa gradualmente obsoleto, e appunto questo quadratino verde scuro. Wikidata cosa fa? Centralizza le informazioni, e nel momento in cui le informazioni sono centralizzate su Wikidata, tutte le Wikipedia le possono leggere in tempo sostanzialmente reale, senza dover compiere questi aggiornamenti in loco, ma appunto semplicemente recependo gli aggiornamenti che vengono fatti in un punto unico su Wikidata. Cosicché se anche utenti, magari parlanti lingue diverse, lavorano sulla stessa voce, il beneficio non ricade soltanto sulla Wikipedia della lingua che loro parlano, ma ricade su tutte le diverse Wikipedia. Questo è il bello di avere un progetto unico multilingue. Un fatto che ovviamente per quanto riguarda un'enciclopedia è molto difficile da ottenere, anche se ci si sta lavorando, mentre per quanto riguarda un database come Wikidata è, direi, la soluzione indubbiamente migliore, l'unica che si possa ragionevolmente attuare per fare per ottenere un database che copra al tempo stesso la più vasta gamma di argomenti nel miglior modo possibile. C'è stata una breve interferenza, ma è passata. Allora, quindi questo per quanto riguarda appunto la nascita di Wikidata. Queste due immagini venivano chiamate un tempo fase 1 e fase 2. La fase 1 era centralizzare i collegamenti tra le diverse Wikipedia, i cosiddetti interwiki. La fase 2 era aggiungere informazioni agli elementi, ed è la fase che poi insomma è tuttora in corso. Alla fine è in realtà anche la prima, cioè dopo aver esportato tutte le informazioni che all'epoca erano racchiuse nelle singole Wikipedie, tuttora si continuano ad aggiungere nuove Wikipedie su Wikidata, si continuano ad aggiungere nuovi dati all'interno degli elementi, e la costruzione di Wikidata di fatto, come quella di Wikipedia, non è mai finita e continua ad essere un work in progress. Ecco, questo per quanto riguarda Wikidata, che nasce, diciamo, a partire da due esigenze di Wikipedia, ma alla fine possiamo notare come il fatto di avere dei dati su Wikidata non serva soltanto a Wikipedia, perché questi dati, come abbiamo detto, sono in licenza CC0, sono in pubblico dominio, e quindi chiunque, anche al di fuori di Wikipedia, li può andare ad utilizzare, li possono utilizzare biblioteche, database archivistici, database di musei, database fatti da apparati governativi, li può utilizzare chiunque. Anche una persona che sappia programmare su un proprio sito personale può usare dati presi da Wikidata senza dover compilare alcun modulo, senza dover chiedere alcun permesso e senza nemmeno dover citare Wikidata. Ok, quindi questa è Wikidata oggi. E Wikidata appunto è una base di conoscenza che contiene appunto dati strutturati. I dati che sono presenti negli infobox sono dati strutturati, altrimenti non potrebbero essere presenti negli infobox, ma sarebbero espressi in forma discorsiva all'interno del corpo della voce di Wikipedia. Ecco, i dati presenti appunto in Wikidata sono dati strutturati e sono dati multilingui. Tuttavia, come vedete, io sto visualizzando Wikidata in inglese. E questo perché? Perché al momento, per quanto credo che anche su questo si stia lavorando, perché effettivamente è spiacevole, però diciamo al momento l'unico modo per visualizzare gli elementi di Wikidata in una lingua diversa dall'inglese è registrarsi. Ecco, e in generale diciamo registrarsi è quello che vi consiglieremo di fare, anzi non dico che vi obbligheremo a fare, però ecco qualcosa di molto vicino a questo. Per appunto registrarsi è importante per una serie di motivi. È importante perché rende più facilmente tracciabili i vostri contributi da parte degli altri utenti di Wikidata, che possono venire a chiedervi, possono venire a darvi consigli se sbagliate qualcosa, oppure a chiedervi informazioni
per correggere qualcosa, se hanno capito che lavorate ad un certo database, hanno trovato un errore nel database, si possono suggerire delle modifiche al vostro database, per proporvi di collaborare in alcuni progetti. Insomma, per migliorare la vostra interazione con la comunità di Wikidata è importante registrarvi. È importante per questo motivo, è importante perché potete avere una serie di migliorie alla vostra interfaccia di modifica che vi verranno mostrate soprattutto nelle prossime lezioni, però diciamo appunto la registrazione vi dà la possibilità di migliorare la vostra interfaccia di modifica in molti modi diversi e poi diciamo in realtà sono queste le principali ragioni appunto, migliorare la vostra interazione con la comunità e migliorare la vostra interfaccia di modifica, gli strumenti che avete a disposizione per modificare Wikidata, per modificarle in modo più veloce, più efficiente, anche soltanto nella vostra lingua, che banalmente è una delle cose che in realtà cercherò di mostrare anche oggi. Allora, per registrarsi su Wikidata, il link è questo qui, create account, vi chiede un nome utente che, lo diciamo, non deve essere necessariamente, anzi di solito non è il vostro nome reale, ma di solito è uno pseudonimo che scegliete, insomma, sulla base di quello che volete. Qui c'è anche, mi pare, una linea guida, help me choose, esattamente relativa ai nomi utente, comunque qualunque nome che non contenga espressioni offensive, eccetera, eccetera, è un nome accettabile. Se volete potete anche scegliere il vostro nome reale, ma appunto sappiate che poi tutto ciò che viene fatto su Wikidata è pubblico e quindi valutate a seconda della vostra preferenza. Una password, conferma della password, l'indirizzo email è consigliato per quanto sia opzionale perché è l'unico modo per recuperare la password nel caso la perdiate. Poi compilate questo per dimostrare che non siete un robot e create il vostro account, è molto molto facile. Ecco. Una volta che avete creato il vostro account, ovviamente questa pagina è disponibile anche in altre lingue, sì, esattamente, è disponibile anche in italiano questa pagina, esatto, registrati, sì, perfetto. Una volta che vi siete registrati, potete entrare, entra appunto oppure login. Ecco, io adesso entrerò col mio account. Allora. Vediamo un po' se la connessione mi aiuta. Sì, ok. Adesso sono entrato col mio account e vedete che subito già l'interfaccia è leggermente diversa. L'interfaccia vedete che è in italiano. È in italiano, io ho una serie di opzioni qui in cima, di cui proverò poi a parlare, e ho anche questo simpatico tastino da cui io posso modificare la lingua dell'interfaccia a sostanzialmente qualunque cosa. Attualmente la mia interfaccia è in italiano, ma se volessi visualizzare l'interfaccia in una delle qualunque delle lingue del mondo, potrei farlo. E potrei poi tornare indietro con un click molto facile. Ad esempio, passo l'interfaccia al greco moderno, per vedere un attimo com'è. Ecco, questa è l'interfaccia in greco moderno. E successivamente posso ritornare qui e riportarla all'italiano. Cerco l'italiano tra le lingue e la riporto all'italiano. E adesso torna in italiano. Esattamente, adesso è tornata in italiano. Molto bene. Adesso quello che intendo mostrare è la struttura di un elemento di Wikidata che mi sono già preparato, aperto in questa scheda, che adesso vedete come lo vedreste da non registrati, perché vedete ho aperto questa scheda prima diciamo di fare il login, e quindi appunto risulta come lo vedreste da non registrati, che è anche un'esperienza interessante, proviamo a vedere. Vedete, è tutto in inglese, lo scorriamo brevemente. Ecco, questo più o meno. In realtà appunto adesso non noterete molte differenze, a parte il fatto che adesso passo all'italiano. Adesso ricarico questa pagina e lo vedrete in italiano, esattamente adesso appare in italiano. E adesso cominciamo a parlare della struttura di un elemento di Wikidata. Allora, questo elemento è appunto un elemento di Wikidata che trovate all'indirizzo sempre www.wikidata.org/wiki/q1698718. Ora, tutti gli elementi di Wikidata si trovano ad indirizzi che sono appunto www.wikidata.org/wiki/q seguito da un numero.
progressivamente gli elementi di Wikidata che vengono creati hanno un numero crescente, quindi il primo elemento di Wikidata è Q1, che è l'universo, poi se non sbaglio Q2, allora Q1 è l'universo, se ben ricordo, Q2 è la Terra, Q3 la vita, Q4 è la morte, Q5 è l'essere umano, Q6 mi pare che non esista, Q7 mi pare che non esista nemmeno lui, eccetera. Questo era giusto per mostrare. Poi progressivamente sono stati creati altri elementi in Wikidata e attualmente siamo oltre il Q100 milioni. Adesso i Q che vengono creati recentemente sono Q105 milioni e qualcosa. Quindi questo non vuol dire che su Wikidata ci siano 105 milioni di elementi, perché alcuni elementi vengono uniti ad altri o vengono cancellati, quindi in realtà appunto il numero di elementi in Wikidata è di 91 milioni, perché nel frattempo ce ne sono stati circa 15 milioni che sono stati cancellati o reindirizzati. Ecco. Allora, quindi ogni elemento è identificato dalla lettera Q seguita da un numero. Primo punto. Secondo punto, quali sono le parti di un elemento? Le parti di un elemento sono 4. Sono 4 e adesso le vedremo. La prima parte dell'elemento è questa tabella grigia, che contiene le etichette. Adesso noi vedremo l'interfaccia in italiano, ma l'interfaccia in inglese è molto simile, semplicemente cambiano i nomi. Etichette in inglese label, descrizione, description, anche conosciuto come in inglese also known as, che sarebbe a dire gli alias, vengono chiamati alias, quindi etichette, descrizioni e alias. Allora, etichette, descrizioni e alias sono presenti nelle diverse lingue, in italiano, tedesco, in inglese, spagnolo, francese, latino, portoghese e altre lingue. Qui vedete tutte le lingue inserite, questo lo chiudo al momento, tutte le lingue inserite e ne vediamo altre, non molte, ce ne potrebbero essere di più, nulla vieta di aggiungere etichette, descrizioni e alias in altre lingue. Cosa sono le etichette, descrizioni e gli alias? È intuitivo. L'etichetta è la forma del nome di questa entità, in questo caso un essere umano, che io ritengo preferibile in una data lingua sulla base delle fonti che ho a disposizione. Se la maggior parte delle fonti, o ancora meglio, se le fonti più autorevoli che ho a disposizione usano principalmente questa forma del nome, allora questa è la forma che io pongo come etichetta. La descrizione contiene una brevissima, insomma, a volte può anche essere più estesa, però in generale una descrizione di una o due righe di che cos'è l'entità che sto descrivendo. Gli alias sono forme diverse di questo, del nome, che sono attestate in questa data lingua, ma sono considerate più rare, meno corrette, eccetera, eccetera, e quindi vengono messe come alias e non come forme principali, affinché l'utente possa più facilmente ritrovare questo elemento e comunque l'utente abbia l'informazione che questo elemento è noto non soltanto col nome presente nell'etichetta, ma anche con altri nomi diversi. Tutti questi nomi, se inseriti nella barra di ricerca che vedete qua in cima, mi portano a questo elemento. Ad esempio, io scrivo Jan van Heek, che vedete è un alias, e ottengo suggerito questo elemento. Ottengo, vedete, l'etichetta in italiano come nome qui presente e tra parentesi il nome che io sto cercando e che mi dà l'abbinamento, che mi dà il match con la stringa che appunto ho inserito nella barra di ricerca. Ma io potrei addirittura provare anche con etichette o alias presenti in altre lingue. Se ad esempio voglio provare a cercare l'etichetta giapponese, otterrò l'elemento in questione. Ecco questo per mostrare appunto questo esperimento. Vedete, io avevo usato questo tastino a tutte le lingue inserite per mostrare una serie di lingue, una serie di lingue in più rispetto a quelle che io vedo di default, che sono queste 7, italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, latino e portoghese. La prima lingua che visualizzo, vedete che è l'italiano, che visualizzo in questa riga qui, si reduplica automaticamente anche qua sopra, vedete? Si reduplica automaticamente anche qua sopra perché viene messa in evidenza, in particolare evidenza, affinché appunto l'utente che ha questa lingua
come lingua preferita, la visualizzi appunto non solo qui dentro la tabella, ma anche in cima. Questa qui è una reduplicazione. Se io modifico all'interno del riquadro, vedete, olandese, se io cancello pezzi della descrizione, vedete che automaticamente si modifica anche qua sopra. Questa reduplicazione è una reduplicazione voluta, utile appunto ai fini della visualizzazione. Se io cambio la lingua dell'interfaccia e la porto all'inglese, automaticamente la lingua che visualizzerò per prima sarà l'inglese. E così se la porto allo spagnolo sarà lo spagnolo, eccetera. Quindi la lingua che sta qui in cima è automaticamente anche la lingua dell'interfaccia. Molto bene. Quindi etichette e descrizioni alias servono a spiegare appunto com'è fatto un elemento. Servono a spiegare chi rappresenta l'elemento in una forma che è, diciamo, particolarmente strutturata, cioè, diciamo, ovviamente strutturata nel senso che distinguo le etichette, le descrizioni, gli alias a seconda delle lingue di riferimento, però, diciamo, è una forma sostanzialmente non machine readable, non leggibile da una macchina, nel senso che la macchina, leggendo naturalista e medico olandese, legge qualcosa che è in linguaggio umano, non legge un qualcosa che è strutturato. Quindi, diciamo, la parte in cima, questa parte appunto comprendente etichetta e descrizione alias, è la parte, potremmo dire, meno strutturata dell'elemento. Le parti che seguono sono parti più strutturate e seguono le dichiarazioni, che sono appunto la seconda parte dell'elemento. Le dichiarazioni descrivono che cos'è questo elemento in una forma strutturata. Quindi la dichiarazione è molto semplice. È formata da una tripletta, che è appunto anche la tripla dell'RDF, no? Il formato RDF. Quindi il soggetto dell'affermazione è l'elemento, il predicato è la proprietà, in questo caso istanza di, l'oggetto è il valore della proprietà. Quindi Johannes van Eyck è istanza di umano, cioè è un essere umano. È di sesso maschile, ha come prenome Johannes, eccetera. Quindi le dichiarazioni, a partire dalla prima e più importante, che è istanza di, che appunto dice che cos'è l'elemento, quindi l'elemento è un umano, è un edificio, è un comune, è una montagna, ecco, l'istanza di mi dice che cos'è l'elemento, poi appunto abbiamo una serie di altre dichiarazioni, che ad esempio adesso possiamo scorrere e vedere un'altra caratteristica interessante di Wikidata, e cioè una proprietà, in questo caso la proprietà data di nascita, può ammettere più di un valore, anche se è ovvio che la persona non è nata più volte. Il fatto che qui ci sia più di un valore non significa che Johannes van Eyck è nato 3 volte e non significa nemmeno che sia morto la bellezza di 6 volte. Perché sarebbe evidentemente un problema. Perché ci sono 3 date di nascita e 5 date di morte? Perché fonti diverse sostengono dei dati diversi e Wikidata permette di registrarli tutti. Adesso vediamo l'esempio sulle date di morte. Date di morte, appunto, ne vediamo 6, ok. E queste date di morte, ogni valore di una proprietà di Wikidata ha alla sua sinistra questi 3 pallini. Ora, in generale, questi 3 pallini sono sempre settati sul pallino centrale. Ecco, questa qui è la classificazione, la cosiddetta classificazione, in inglese sono i rank. E ci sono 3 rank. La classificazione, diciamo, normale, che è quella centrale, è quella più frequente, ma in alcuni casi si può usare una classificazione preferita, come in questo caso, che è il pallino alto, o una classificazione sconsigliata, che è il pallino basso. In inglese è il preferred rank, il rank preferito, normal rank, il rank normale, e deprecated rank, il rank sconsigliato, classificazione sconsigliata. A cosa serve la classificazione? Serve a far sì che l'utente che inserisce i dati possa dare un giudizio sui dati che inserisce, un giudizio che ovviamente non è un giudizio soggettivo, ma è un giudizio che si basa, ad esempio, sul fatto che un dato è sostenuto da una fonte autorevole e un dato è sostenuto da una fonte non autorevole. Oppure, se c'è un dato manifestamente sbagliato, del tipo una fonte molto autorevole sostiene che una persona è morta nel 1500, quando chiaramente
è morta nel 500 dopo Cristo e quindi c'è un 1 in più, o più frequentemente magari è morta nel 1500 quando in realtà è morta nel 500, cioè sì, appunto, quando mette ad esempio un 1 in più oppure un 1 in meno, ecco, in questi casi è bene registrare comunque l'errore e registrarlo come errato. Ad esempio, in questo caso noi vediamo che c'è proprio un dato errato, chiaramente errato, perché sappiamo che nel 1616 era sicuramente ancora vivo. Sappiamo che nel 1616 questa persona era ancora viva e quindi questo dato, che sia morto nel 16, è chiaramente sbagliato. Però siccome lo sostiene una fonte autorevole come il sistema bibliotecario tedesco, questo dato comunque viene inserito e viene inserita anche una spiegazione del perché è errato. C'è un errore nella fonte citata. E quindi io posso specificare di ogni dato presente su Wikidata, specificare una fonte, anzi dovrei specificare una fonte, una o più fonti, perché ce ne possono essere anche più di una, e posso specificare anche il mio giudizio, motivato dalle fonti sempre, non un giudizio soggettivo, su questo dato, e posso anche dare una spiegazione, o comunque posso dare una precisazione per mezzo di un qualificatore. Quindi, noi abbiamo appunto il dato, abbiamo il qualificatore che mi dà una maggiore precisione sul dato, ad esempio in questo caso io posso dire che è morto nel 600, data limite inferiore vuol dire a partire da, cioè dopo il 1616, e questo lo sostiene Mille anni di scienza in Italia, in particolare lo sostiene all'interno di questa scheda intitolata Van Eyck, consultata da me in data 6 novembre 2020, quando io inserisco una fonte che è un sito web, che peraltro è la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei casi la mia fonte è un sito web, non necessariamente, può anche essere un libro stampato, un giornale stampato, insomma, la fonte può essere una fonte anche non digitale, però ecco, siccome spesso è una fonte digitale è sempre importante specificare quando io ho consultato quel sito, perché quel sito può essere cambiato o può essere morto nel frattempo, quindi è sempre un dato importante. Io specifico appunto chi sostiene questo dato, do una specifica ulteriore che non potrei dare all'interno del valore, ma che è utile per il lettore o per la macchina che consulta questo elemento, e appunto posso dare una gerarchia tra i dati che inserisco. Quindi ad esempio ho una serie di dati che hanno una classificazione normale, questo è normale, questo è sconsigliato, questo è preferito. Perché? Perché lo sostiene il Dizionario Biografico Italiano in una voce molto recente, che è probabilmente la fonte migliore, e poi abbiamo una serie di altri dati che hanno una classificazione normale, nel senso che comunque sono dati plausibili, sostenuti da fonti autorevoli, ma sono comunque meno plausibili di ciò che sostiene il Dizionario Biografico Italiano, che è comunque una fonte più autorevole e più aggiornata rispetto a queste altre fonti. E quindi appunto Wikidata permette anche di inserire dati contrastanti e di gerarchizzarli sulla base delle fonti che li sostengono. Poi vediamo altre dichiarazioni, vedete ci sono anche più occupazioni di questa persona, ognuna sostenuta da diverse fonti, abbiamo il Florwit e abbiamo altre cose. Non badiamo a questo box centrale che fa parte delle personalizzazioni dell'interfaccia che ho fatto e di cui semmai si parlerà nelle lezioni successive. Passiamo alla terza parte dell'elemento. Dopo etichette, descrizioni e alias e dopo le dichiarazioni abbiamo gli identificativi. Ora, le dichiarazioni ci danno informazioni sulla entità descritta nell'elemento. Anche gli identificativi ci danno informazioni sull'entità descritta nell'elemento, ma in un modo diverso. Mentre le dichiarazioni ci dicono questa entità è una persona, è un uomo vissuto nel 600, che è stato un astronomo, eccetera, eccetera, gli identificativi ci danno informazioni su altri database che parlano di questa persona. E questi altri database sono l'altro grande punto di forza di Wikidata. Wikidata ha moltissimi dati ed è connessa a moltissimi database. Un numero di database che attualmente mi pare si aggiri attorno agli 8.000 database a cui Wikidata si connette per mezzo dei suoi identificativi. Gli identificativi sono appunto delle proprietà di un tipo particolare, per cui appunto io associo all'elemento un identificativo, vale a dire io sostengo che questo elemento è
tratta lo stesso argomento, lo stesso concetto di quest'altra scheda, di quest'altra entità presente in questo database. Ad esempio, noi sappiamo che Johannes van Eck è presente in ben 5 schede, 5 cluster del VIAF, che è il primo identificativo che viene visualizzato. L'ordine degli identificativi, così come l'ordine delle proprietà, è un ordine fisso stabilito a priori, e appunto in questo caso, ecco, vedete che queste bandierine segnalano un possibile problema. Le bandierine sono usate su Wikidata, le bandierine o comunque, diciamo, i simboli che appaiono alla destra degli identificativi sono le violazioni dei vincoli. Le proprietà su Wikidata hanno in sé codificato il modo in cui dovrebbero essere usate. Se le proprietà vengono usate in un modo che non corrisponde esattamente al modo in cui dovrebbero essere usate, compare un avviso indicando all'utente che ci potrebbe essere un problema. Questo problema non è necessariamente un problema di Wikidata. Può essere un problema del sito a cui Wikidata linka. Ad esempio, in teoria il VIAF dovrebbe avere soltanto una scheda per Johannes van Eck, però ce ne ha 5. Quindi, ovviamente, questa bandierina mi dice: guarda che questa proprietà dovrebbe avere un singolo valore, cioè a un elemento di Wikidata dovrebbe corrispondere un solo VIAF. E però ce ne abbiamo 5. In questo caso il problema non è su Wikidata, ma è all'interno del VIAF. E le bandierine me lo segnalano. E se io fossi la persona che gestisce il VIAF, potrei andare a consultare la lista dei problemi che Wikidata segnala nell'uso della proprietà del VIAF e potrei andare ad unire una serie di schedine di troppo. Questo vale per il VIAF, ma vale anche per altri identificativi di altre biblioteche o di altri database o di altri siti. Un sito che si connette a Wikidata può poi sfruttare Wikidata per trovare eventuali errori al suo interno. Ad esempio, il tipico errore che di solito si trova è un errore di duplicazione, cioè due schede, tre schede per la stessa persona. Seguono altri identificativi, l'identificativo della Vaticana, della Biblioteca Nazionale Francese, del Servizio Bibliotecario Tedesco, che vedete ha due identificativi, anche qua andrebbero uniti. Anche qui, anche il servizio bibliotecario olandese dei Paesi Bassi ha due identificativi. In questo caso l'avviso è sempre un avviso di errore dovuto al fatto che ce ne sono due. E poi altri identificativi. Vedete, dopo le biblioteche abbiamo anche identificativi di tipo diverso. Abbiamo l'identificativo di un portale di biografie dei Paesi Bassi. Abbiamo l'identificativo del Knowledge Graph di Google. Ecco, i knowledge graph di Google, cioè i knowledge graph di Google sono quelle tabelle che si vedono apparire alla destra delle ricerche che si fanno su Google. Adesso in questo caso la connessione, come al solito, non mi aiuta, ma credo che le abbiate viste anche voi. Quando voi fate una ricerca, negli ultimi anni su Google compaiono dei box laterali che danno delle informazioni di base strutturate, così come gli infobox di Wikipedia. Ecco, i knowledge graph di Google si basano pesantemente su Wikidata, quindi i dati di Wikidata appunto circolano appunto anche su Google. Abbiamo Mille anni di scienza in Italia, che è appunto un altro portale biografico. Abbiamo la Treccani Online, il dizionario biografico degli italiani, un'altra biblioteca, anzi una rete di biblioteche, e ancora un'altra biblioteca, la biblioteca del Museo Galileo di Firenze. Ecco, questa serie di identificativi chiude la terza sezione. La quarta sezione è banalmente l'insieme dei link ai diversi progetti che sono Wikipedia, che sono gli altri progetti che stanno attorno a Wikipedia e anche Commons, cioè appunto Commons, che è il deposito delle immagini e dei file multimediali usati sui diversi progetti Wikimedia, quindi usati su Wikipedia, usati su Wikidata, eccetera. Quindi appunto le quattro parti dell'elemento sono etichette, descrizioni e alias, qui in cima, le dichiarazioni che mi danno informazioni sull'elemento, gli identificativi che mi danno informazioni su gli altri database che parlano dello stesso concetto, della stessa entità, e infine i site link, e cioè appunto i link alle diverse Wikipedie e ai diversi altri progetti Wikimedia.
possiamo vedere brevemente anche come è strutturata una proprietà. Ad esempio, prendiamo appunto la proprietà del Museo Galileo. Le proprietà sono strutturate in modo molto simile agli elementi, anche se ovviamente è un modo, sì, è un modo un po' diverso. Diciamo, in cima ci sono sempre etichette descrizioni alias nelle diverse lingue, quindi appunto abbiamo un'etichetta della proprietà in italiano, una descrizione in italiano, qui non c'è un alias perché evidentemente non è appunto necessario. Abbiamo il tipo di dato della proprietà, che in questo caso è appunto identificativo esterno, perché questa proprietà è un identificativo esterno. Abbiamo una serie di dichiarazioni che mi descrivono la proprietà, quindi sappiamo che questa proprietà è una proprietà per controllo di autorità per persone, che è una proprietà di controllo di autorità usata da una biblioteca, vedete, in Italia, usata in particolare dal video, abbiamo in cui abbiamo un esempio di come usare questa proprietà, vedete, così veniamo a sapere che è un identificativo numerico, ad esempio. Abbiamo l'URL di formattazione, qua c'è un avviso che poi risolverò, non vi preoccupate. Qua, questo mi dice come dovrebbe essere strutturato l'identificativo, di più è un'espressione regolare per indicare che è un identificativo numerico, cioè che deve essere un numero. Se io trovo l'identificativo che contiene A2 è un problema perché non ci dovrebbero essere lettere. Ecco. Abbiamo ad esempio la completezza prevista, sappiamo che la connessione tra Wikidata e questo sito sarà sempre incompleta. Perché? Perché su quel sito potranno apparire sempre nuovi autori e quindi la completezza sarà sempre incompleta, perché appunto ci saranno sempre la possibilità, ci sarà sempre la possibilità che si aggiungano nuovi autori che Wikidata dovrà connettere a sé. Abbiamo una proprietà correlata, abbiamo un identificativo di mix and match, di cui possiamo dire giusto due parole, poi se ne parlerà di più nelle lezioni successive, e abbiamo il numero di identificativi al dicembre 2020, erano 42.723 al dicembre 2020, e poi appunto abbiamo i famosi vincoli. I vincoli che mi dicono come usare questa proprietà. Questa proprietà deve essere un numero, appunto, deve avere il formato di un numero, deve avere un valore singolo, cioè ogni elemento un solo identificativo. Lo stesso identificativo non può apparire in due diversi elementi, se no c'è un problema, così come appunto se ho lo stesso identificativo in due elementi potrebbe significare che quei due elementi riguardano la stessa persona e che quindi vanno uniti. Se invece ho lo stesso, se invece ho due diversi identificativi nello stesso elemento, potrebbe significare che quei due identificativi presenti nel sito del Museo Galileo in realtà sono la stessa persona e andrebbero uniti da parte di quel sito. Questo identificativo si deve trovare in elementi che sono istanza di umano o istanza di organizzazione, e poi il resto ci interessa meno. Ok, questo diciamo appunto è il modo in cui è strutturata una proprietà, che appunto ci dà una serie di informazioni su che cos'è questa proprietà, a cosa serve e come dovrebbe essere usata. Se la proprietà viene usata in un modo che non è esattamente quello previsto, si ha una violazione dei vincoli, e diciamo le violazioni dei vincoli sono raccolte in delle pagine aggiornate periodicamente, oppure si possono visualizzare per mezzo di una query Sparkle, e appunto per mezzo di una query io posso andare a vedere tutte le violazioni di vincolo relative ad una proprietà e provare a risolverle se è un problema di Wikidata, oppure se invece sono il sito esterno posso provare a risolvere i problemi che ci sono al mio interno per mezzo appunto degli errori che gli utenti di Wikidata hanno trovato nel corso del tempo. Wikidata ha un'interfaccia di query di cui si parlerà in seguito, che è quella visione qui nella barra di sinistra dove c'è Query Service. Se io entro in Query Service, ecco, Query Service mi permette di interrogare Wikidata, e ad esempio posso chiedere a Wikidata, questa è una dimostrazione veloce, poi seguiranno delle lezioni dedicate al servizio di query, io posso selezionare tutti gli elementi che hanno la proprietà del Museo Galileo di un autore che abbiamo visto, ecco, e diamo appunto il valore lo chiamiamo id, e allora faccio partire questa query molto veloce e ottengo che 14.192 elementi hanno l'identificativo zero. E io posso ovviamente scaricare questi risultati in formato JSON, TSV, CSV, anche tabella HTML o immagine SVG, che serve meno, però può sempre essere utile. Poi gli posso richiedere, ma questo ID qual è? Mostrami anche l'ID. Allora gli chiedo di mostrarmi anche l'ID
e lui mi mostra anche l'ID nella seconda colonna, vedete, elemento ID. Poi posso fare un'altra cosa, posso chiedere quali sono gli elementi che hanno l'identificativo del Museo Galileo, ma che ad esempio non hanno il VIAF, e allora gli chiedo quali sono gli elementi che hanno l'identificativo del Museo Galileo e non hanno il VIAF. E a questo punto aggiungo una condizione, faccio ripartire la query e mi dice ci sono ben 696 elementi che hanno l'identificativo del Museo Galileo e non hanno il VIAF. E allora poi gli potrei chiedere quali sono le etichette di questi elementi, mostrami l'etichetta in italiano. Mostrami l'etichetta in italiano e allora gli chiedo l'etichetta in italiano, vediamo un po'. Queste qua appunto è sempre a scopo dimostrativo, poi si può fare molto ma molto di più, però appunto questi qua sono piccoli esempi di cosa si può fare col sistema di query. Ecco, adesso abbiamo anche una colonna con l'etichetta in italiano, qui non c'è etichetta in italiano e quindi non mi mostra il codice dell'elemento perché non c'è un'etichetta in italiano. Allora io entro nell'elemento e posso provare ad aggiungere, non è difficile, posso provare ad aggiungere un'etichetta in italiano, banalmente, anche in portoghese già che ci sono, e in questo modo in seguito vedrò l'etichetta in italiano quando faccio ripartire la query, eccetera. Il sistema di query appunto mi permette di vedere molto semplicemente i dati presenti in Wikidata e di ottenere risposte ad una enorme quantità di domande che posso avere, vedendo ad esempio elementi che hanno un identificativo ma non ne hanno un altro, che hanno due identificativi, e una certa voce di Wikipedia in una certa lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Uno invece degli strumenti che sempre verrà mostrato nelle prossime lezioni relativi a appunto Wikidata è Mix and Match, solo che in questo momento non mi si carica e questo potrebbe essere un senso così. Taglio questo punto e passo oltre e tanto se ne parlerà nelle lezioni successive, quindi passo oltre su questo punto. Diciamo soltanto che Mix and Match è uno strumento molto molto potente e importante che permette l'interconnessione tra loro. Oh, forse invece... mamma mia, che visualizzazione orrenda. Questo sono gli scherzi che fa il caricamento, quando è incompleto. Vabbè, è una visualizzazione francamente orrenda. Ok, di solito non si visualizza così, diciamo che questo è proprio un problema legato al fatto che il caricamento della pagina non è andato a buon fine. Comunque, Mix and Match è uno strumento molto potente che permette di interconnettere tra loro, di interconnettere a Wikidata diversi cataloghi. Quindi nel momento in cui io carico i dati, ad esempio, di una biblioteca, degli autori presenti nel controllo di autorità di una biblioteca, oppure delle voci presenti in un dizionario biografico, nel momento in cui io li carico su Mix and Match, poi interconnetterli a Wikidata diventa molto più facile. Questo ovviamente verrà mostrato nelle lezioni successive. A questo punto di cosa volevo ancora parlare? Volevo parlare brevemente di questa pagina. Questa pagina è una pagina utile, di cui comunque vi verrà lasciato il link, che raccoglie alcune, in realtà relativamente poche, però diciamo alcune informazioni relative a il controllo di autorità per mezzo di Wikidata. Quindi ecco, qui ci sono alcune informazioni su alcuni gadget, appunto Mix and Match, Quick Statements, di cui si parlerà in seguito, relativi a in particolare appunto il campo di come aggiungere identificativi a Wikidata in modo efficiente, come sfruttare le violazioni dei vincoli, come fare una serie di cose. Ecco, questo qui ci sono appunto una serie di anche appunto una serie di gadget che possono aiutare, che possono rendere più efficiente la propria interfaccia utente, che quindi possono permettere di lavorare in modo appunto migliore sugli elementi di Wikidata. Quindi ecco, questa è comunque una pagina utile che poi potete eventualmente anche consultare in seguito. Ecco, l'ultima cosa che volevo mostrare prima di tacermi è invece un esempio di pagina utente. Ora vedete, adesso io ricarico questa pagina, questa è la pagina utente. Ogni utente entra nella propria pagina utente a partire da questo link che c'è qui in cima, a fianco alla campanella. La campanella
e quest'altro segnetto sono, diciamo, raccolgono tutte le, una serie di notifiche che si riceve da parte di Wikidata o di altri utenti e che avvisano del fatto che, ad esempio, un utente ha lasciato un messaggio a te sulla tua pagina di discussione utente, oppure che invece una tua modifica è stata annullata, oppure che un utente ti ha ringraziato per una tua modifica, eccetera. Ecco, a fianco a questi due simbolini, qui invece a sinistra, c'è il link alla vostra pagina utente. Se non avete ancora creato una pagina utente, questo qui sarà un link rosso, come su Wikipedia i link rossi rappresentano le pagine ancora da creare. E entrando invece nella mia pagina utente, ovviamente se io entro nella mia pagina utente, la mia pagina utente esiste, quindi è blu, e questa è la mia pagina utente. Nella mia pagina utente trovate una serie di link, un po' qualunque cosa, tra cui ci potrebbero essere anche strumenti utili, ci sono alcuni strumenti utili, ci sono link a pagine di statistiche, a pagine di studi relativi a Wikidata, nuovi identificativi, cose relative alle query, strumenti per visualizzare i dati, altre cose, insomma, nella mia pagina utente c'è un po' di tutto. Però ecco, quello che io volevo mostrare in questa occasione era in particolare questa tabellina qui laterale dove avete scritto Bubble utente. Il Bubble utente serve per dire agli altri utenti di Wikidata quali sono le lingue che parlate, di modo che ad esempio un utente sa che mi può scrivere in italiano se è italiano e che non deve andarmi a scrivere in inglese perché sa che io so l'italiano. Oppure un utente che è francese sa che mi può scrivere in francese perché bene o male lo capisco e che non è costretto a scrivermi in inglese. Se un utente invece è russo, verosimilmente è meglio che mi scriva in inglese, altrimenti potrei avere dei problemi a capirlo. O anche se è spagnolo o portoghese, perché io dichiaro di non sapere lo spagnolo e il portoghese. Ecco, però il Bubble utente non ha soltanto l'utilità di dire agli altri utenti quali sono le lingue che io parlo o che perlomeno capisco, ma anche in base al Bubble utente, io visualizzo determinate lingue in un elemento o nelle proprietà. Ad esempio, se voi vedete come io visualizzo questa proprietà, non sono ancora loggato, ecco, adesso ricarichiamola, ecco, vedete, io vedete che visualizzo sempre le solite sette lingue, no? Italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, latino e portoghese. Queste sette lingue non sono altro che le lingue che io inserisco nel mio Bubble utente. Se io inserissi una lingua in più o togliessi una lingua, non visualizzerei più una, cioè visualizzerei una lingua in meno e una lingua in più. Le lingue che io visualizzo negli elementi, nelle proprietà, non sono altro che queste lingue qui. Queste lingue qui. Quindi il Bubble utente è anche lo strumento che serve affinché voi inseriate, affinché voi stabiliate quali sono le lingue in cui vi interessa visualizzare le etichette, le descrizioni e gli alias degli elementi e delle proprietà. Se io voglio creare un Bubble utente, come faccio? Vado nella modifica della pagina, ecco, la riga del Bubble è esattamente questa riga qui. Adesso io creerò una mostrerò su una pagina fittizia, ad esempio posso usare una pagina fittizia per far vedere come si crea un Bubble. Il Bubble si crea molto semplicemente con doppia graffa aperta, cancelletto, la scritta Bubble, due punti. A questo punto, dopo i due punti, si usano i codici delle lingue. I codici della lingua che sono i codici ISO 639.2 o ISO 639.3, sono i codici che, se voi andate su una voce di Wikipedia di una lingua, trovate segnati. Ad esempio, se io vado su Wikipedia in italiano e cerco la voce sulla lingua inglese, il codice della lingua inglese è 139.1, il codice è N, eccolo, e quindi ad esempio io comincio con l'italiano, italiano trattino N sta per lingua madre, N maiuscolo, poi inserisco una barra verticale, poi ad esempio posso dire che io so l'inglese a un livello, i livelli sono stabiliti dalla persona stessa in base, diciamo, al suo sentimento, vanno da un 4 che è molto alto all'1 che è molto basso, 0 se non so la lingua, ma mi interessa comunque visualizzare l'elemento anche in quella lingua. Ad esempio, io l'ho fatto per lo spagnolo che non conosco, ma mi interessa visualizzare anche l'etichetta spagnola. Quindi, ad esempio, in inglese posso mettere livello 3,
per dire che comunque è abbastanza alto, e poi posso mettere ad esempio lo spagnolo a livello 0. Quando ho finito le lingue, che sono, vedete, sempre separate dalla barra verticale, chiudo la parentesi graffa. Chiudo la parentesi graffa e posso visualizzare l'anteprima, e vedete, l'anteprima di questa cosa è che io so l'italiano a livello madrelingua, l'inglese a livello avanzato, lo spagnolo non lo so. E se io ho un bubble di questo tipo nella mia pagina utente, vorrà dire che visualizzerò gli elementi in tre lingue, italiano in cima, inglese e spagnolo. Si possono aggiungere quante lingue si vuole, non c'è un limite, si possono avere anche 20 lingue settate, non è un problema. A cos'altro serve la pagina utente oltre al bubble? Beh, appunto, l'avete visto anche dalla mia pagina utente, uno nella pagina utente ci mette di base quello che vuole. Ci può mettere una presentazione di se stesso. Io sono uno studente di lettere antiche sono interessato agli elementi relativi a autori antichi. Io sono un dipendente della tale biblioteca e mi sto dedicando a connettere la tale biblioteca a Wikidata. Questa ovviamente è una presentazione puramente facoltativa che serve a dire agli altri utenti di Wikidata chi siete, cosa fate, quali sono i vostri interessi, quali sono le vostre conoscenze. Ovviamente si può anche non mettere, ecco, però può essere utile. Cos'altro si può mettere nella pagina utente? Si può mettere ad esempio una serie di link che voi usate spesso e che non volete perdere e che quindi mettete nella vostra pagina utente a mo' di promemoria. Oppure potete mettere nella vostra pagina utente, ad esempio, che so, potete mettere un link alla pagina del nostro gruppo Wikidata per musei, archivi e biblioteche. Allora io inserisco il link, vado qui e inserisco il link che sta tra parentesi quadre, doppia parentesi quadra, vedete, adesso io lo ricarico, e appunto abbiamo un link alla pagina di Wikidata, gruppo Wikidata per musei, archivi e biblioteche. Oppure posso inserire una lista degli elementi che ho creato, una lista degli elementi su cui sto lavorando, posso inserire tutta una serie di cose che mi sono utili a vario titolo o che pure possono essere utili agli altri utenti di Wikidata per conoscermi meglio, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi l'utilità della pagina utente è un'utilità sia per voi sia per gli altri. Per voi ad esempio appunto per il bubble o per segnarvi una serie di promemoria, per gli altri per conoscervi meglio, per sapere in quale lingua scrivervi, eccetera eccetera. Per creare la pagina utente appunto entrate nel link rosso che avete a fianco alla campanellina, scrivete quello che vi serve scrivere e poi pubblicate la pagina. Le pagine, appunto, ripeto, sono pubbliche e quindi ovviamente non ci vanno informazioni private, eccetera, eccetera. Ci va ciò che voi pensate possa essere utile a voi stessi e anche comunque agli altri utenti, o che perlomeno, insomma, non avete problemi a far conoscere anche ad altre persone. Ok, vediamo giusto come esempio, ad esempio, la pagina di Carlo. Ecco, questa è la pagina utente di Carlo, che vedete ha segnato come lingue madri l'italiano e il veneto e una serie di altre lingue a diversi livelli. Si è segnato una serie di tool che usa spesso e poi, per esempio, una serie di query da usare come a fini didattici o anche a fini di promemoria. Sono entrambi fini perfettamente validi. Poi si è segnato un suo controllo di autorità su chi è, eccetera. Quindi appunto vedete un esempio appunto di diversi usi della pagina utente, che può essere uno strumento molto utile sia per voi sia appunto per gli altri utenti. Una serie di cose a cui ho accennato in questa occasione verranno riprese nelle lezioni successive. Forse ecco, ne posso dire ancora giusto una: come su Wikipedia, tutte le modifiche fatte a una proprietà, un elemento, anche una pagina utente, sono tutte tracciate. Ad esempio, se io ho una proprietà come questa, io vado nella sua cronologia e nella cronologia posso vedere tutte le modifiche che sono state fatte a questa proprietà nel corso del tempo. Posso confrontare le diverse modifiche, vedere la versione precedente, la versione successiva, posso fare un confronto anche tra diverse versioni nel corso del tempo, vedete con questi pallini, e poi posso confrontare
le diverse versioni della pagina e posso ad esempio appunto vedere anche gli utenti che le hanno fatte, quindi appunto posso entrare nella pagina utente di questi utenti, posso entrare nelle loro pagine di discussione utente per mandare loro dei messaggi, posso vedere i loro contributi nel corso del tempo, il fatto che io li possa bloccare solo perché io sono un amministratore, ma voi non avete questo tastino blocca, però appunto io ce l'ho, e potete appunto per ogni pagina si possono vedere tutte le modifiche che sono state compiute nel corso del tempo e chi le ha fatte e che cosa ha fatto. Questo appunto è una caratteristica in comune con Wikipedia. Appunto anche qui vedete le pagine utente che appunto io poi posso entrare ad esempio nella pagina utente di un'altra persona a vedere quali sono i suoi interessi eccetera eccetera e così via. Io tutta una serie di altre cose che ho accennato, ripeto, verranno, se ne parleranno i successivi incontri, il cui calendario è presente anche nella pagina del gruppo, lo vedete qui, dove c'è eventi, ecco, incontri di formazione, qui vedete le lezioni successive già programmate, altri incontri da programmare, ad esempio su Mix and Match di cui ho parlato, sulle query di cui ho parlato, e in questa pagina più specifica che vedete linkata, ci sono anche alcuni link alle cose di cui ho parlato oggi. Ci sono un po' di link alle cose di cui ho parlato oggi. Non ho parlato di Wikibase. Wikibase è, detto molto in breve, il software, adesso non credo che mi si caricherà, ma è sempre un problema della mia connessione. Wikibase è il software che fa andare Wikidata. Ed è un software che volendo, siccome è un software libero, chiunque può scaricare e installare nella propria biblioteca, fini personali, per quello che vuole, per catalogare qualunque cosa, ed è un software che è ovviamente usato su Wikidata e che quindi permette, vabbè, questa è sempre la mia connessione, che quindi permette un interscambio abbastanza stretto con Wikidata, ad esempio si sta lavorando molto anche su questo, cioè sulla possibilità di avere una rete di siti che utilizzano tutti Wikibase, che quindi si scambiano molto strettamente informazioni tra loro per via del fatto che Wikibase, ad esempio, nei prossimi anni passeranno a Wikibase sia il controllo d'autorità della Biblioteca Nazionale Tedesca, sia il controllo d'autorità della Biblioteca Nazionale Francese, nei prossimi anni appunto, quindi è un ambito su cui si sta lavorando molto, di cui io peraltro non ho grandissima esperienza perché è un ambito comunque più tecnico, cioè installare Wikibase richiede delle conoscenze tecniche abbastanza elevate che io personalmente non ho, però appunto è comunque un aspetto interessante che andava almeno menzionato. Ecco, quindi qui avete una serie di link alle cose di cui ho parlato oggi, mentre il video di questa lezione verrà caricato sul canale YouTube che trovate linkato qui. Io con questo mi taccio e lascio spazio alle domande. Bene, benissimo Camillo, giusto in tempo. Se ci sono domande, diamo risposta alle domande oppure chiudiamo qui e ci vediamo la prossima volta. Vediamo un po'. Possiamo anche allungarci per le domande, insomma. Scusate, io volevo chiedere una cosa. Ho visto praticamente che in alcune pagine di Wikidata ci sono praticamente all'interno anche le immagini e da quello che ho capito praticamente va tramite il portale Commons, se non ho capito bene. Corretto. Volevo sapere se era possibile poi anche nei prossimi incontri vedere anche come fare, perché stavo provando un po' a vedere come funzionava Wikidata anche in prospettiva di aiutare, diciamo, in pratica a inserire maggiori dati per quanto riguarda la biblioteca per il quale lavoro. Quindi non so come funziona anche la relazione tra le immagini e soprattutto per i loghi e queste cose qui, se non sono caricati su altri siti. Allora, le immagini, ovviamente tutte le immagini usate nei diversi progetti Wikimedia devono essere appunto presenti su Commons. Una volta che sono presenti su Commons possono essere usate negli elementi di Wikidata secondo le proprietà apposite. C'è una proprietà genericamente immagine, c'è una proprietà per il logo. Ovviamente appunto il punto difficile non è tanto usare le immagini su Wikidata una volta che sono presenti su Commons, il punto più difficile semmai è caricarle su Commons,
Per quanto riguarda il caricamento su Commons, ovviamente c'è una procedura guidata che appunto è suggerita su Commons. Per i loghi che sono sotto copyright ovviamente bisogna dare una liberatoria esplicita, e di questo appunto in realtà il corso non pensava di parlare, però eventualmente possiamo anche parlarne insomma a margine in una qualche occasione. Indubbiamente posso anche mandare dei link in chat a tal proposito. Allora, Millo, c'è una domanda di Chiara Veninata dell'ICCD, mi sembra molto interessante perché penso che sia una domanda che molti avrebbero voluto fare. Chiede come si fa a inserire in Wikidata gli identificativi di altri knowledge base, ovvero se ho un database in liquid open data, già allineato in gran parte a Wikidata con la proprietà same as, esiste un modo per riportare automaticamente anche su Wikidata i miei identificativi? Sì, allora questo richiede il fatto di proporre una nuova proprietà. Ogni sito esterno che è collegato con Wikidata è collegato per mezzo di una proprietà, come abbiamo visto. Il VIA fa una sua proprietà, il catalogo del Museo Galileo di Firenze ha una sua proprietà, e appunto ogni sito che si connetta, a cui Wikidata linki, la precondizione perché Wikidata possa linkare a un qualunque sito, allora sto mandando una cosa in chat, la precondizione affinché appunto Wikidata possa linkare a un sito è appunto la presenza di una proprietà. Per proporre una nuova proprietà c'è una pagina apposita che è Wikidata:proposal, da Wikidata property proposal, che sarebbe appunto proposte di proprietà. Io posso seguire una procedura guidata, ad esempio se la proprietà che mi interessa, di solito sono proprietà relative a controllo di autorità, quindi io di solito vado direttamente su property proposal / authority control, questa pagina qui. A questo punto c'è direttamente questa parte che spiega appunto come fare. Di fatto io scrivo il nome della proprietà che mi interessa creare, l'identificativo X, quindi XID, vado a creare la pagina di richiesta, mi si apre questo modulo che a prima vista potrebbe sembrare spaventoso, ed effettivamente a prima vista lo può sembrare, però in realtà è un modulo standard non così difficile da compilare, che mi permette di proporre la mia proprietà. Dopo che io ho salvato la proposta di proprietà, appunto qui c'è pubblica la pagina, dopo che io l'ho salvata, nel corso di circa una settimana, 10 giorni, gli utenti di Wikidata danno le loro opinioni, che in generale sono favorevoli, e quindi dopo circa 2 settimane di solito la proprietà viene creata. Se vi interessa approfondire l'argomento, avevo fatto a suo tempo un video che è già presente su YouTube relativo a come proporre una proprietà, che è linkato dalla pagina del gruppo, ed è precisamente questo, il video numero 4, proporre nuovi identificativi su Wikidata. Metti il link in chat. Per compilare la proposta. Metti il link in chat, Camillo, in modo che se lo prenda chiaramente. Il link comunque, diciamo, è presente direttamente nella pagina sempre del gruppo su Wikidata. Ok. Il link è presente, vedete, c'è il video sia su Commons sia su YouTube. Il video è presente sia su Commons sia su YouTube. E quindi appunto sì, lì è spiegato più dettagliatamente come fare la proposta. Se comunque uno fa degli errori nel compilare la proposta, interviene sempre un utente gentile che la sistema, quindi diciamo uno compila la proposta al meglio delle sue possibilità sulla base di quello che riesce a capire, quello che non riesce a capire non lo compila, e successivamente passerà un utente di buona volontà che sistemerà il tutto. L'importante è comunque far partire la cosa, e poi insomma per rifinirla c'è sempre qualcuno, c'è sempre tempo, c'è sempre appunto un utente che interviene e migliora ciò che è stato fatto, e questo vale per qualunque cosa. Insomma, su Wikidata, un progetto collaborativo, uno comincia una cosa, passa un altro e la migliora. Ok. Altre domande?
Alessandro che voleva dire qualcosa a proposito delle immagini. Non so se poi vuole intervenire ancora oppure no. Diciamo che, siccome ci siamo già passati in altri corsi, il problema delle immagini è che io ho dei video pratici fatti in altri corsi, in genere si fanno verso la lezione 3-4 più o meno. Però il problema è che non potevo condividere sul canale, altrimenti l'avrei fatto. Il problema delle immagini su Wikidata è che le immagini appunto stanno in un'altra piattaforma, quindi si tratta di capire la mentalità di tutta un'altra piattaforma il cui livello di integrazione con Wikidata è, ahimè, molto faticoso. Crescente, ma ancora, diciamo, perfettibile. Esattamente. Quindi l'istinto che verrebbe a qualunque formatore, dopo aver fatto vedere il mondo di Wikidata, che è molto più pulito, diretto, multilinguistico, efficiente, sappiamo abbastanza che è piuttosto uno shock andare sul mondo di Commons, che invece è ancora molto manuale, affastellato. E quindi il problema è che non ve lo possiamo spiegare altrettanto bene. E questo un po' è limitante, quindi tendenzialmente, diciamo, si fa più verso la fine e si prova a porre un pochino più in rilievo gli aspetti che Commons ha già preso un po' da Wikidata, ecco. Diciamo che non è proprio una passeggiata, non tanto perché sia difficile l'argomento in sé, ma perché si passa da due mondi completamente diversi. È un mondo ancora con elementi più arcaici, diciamo. Sì, esatto. Ovviamente, come Wikipedia, Commons è nata prima di Wikidata e quindi mantiene ancora degli elementi. E l'assurdità è che Commons sarebbe la prima vera piattaforma di contenuti multilinguistica, solo che è un po' abortita, nel senso che potevano impostarla molto più funzionale sotto quell'aspetto, non è andata così. Quindi, cioè, per farvi soltanto l'esempio chiave, su Commons adesso i metadati sono multilinguistici con Wikidata, ma le categorie sono ancora in inglese. Quindi, cioè, se uno si deve mettere a mettere le categorie, le deve cercare traduzioni, guardarle, tutte le cose a mano, quindi diverse l'una dall'altra, cioè non, è un brutto impatto, ecco, diciamo, ci si arriva un po' verso la fine, però... Possiamo mettere in cantiere anche un incontro su quello, magari più avanti, magari con la collaborazione di Alessandro. Sì, no, con piacere. Il problema è che sarà uno dei più difficili, non tanto per l'argomento in sé, ma proprio per questo scontro tra le filosofie delle due piattaforme, ecco. Chiaro. Va bene. Ci sono altre domande, mi pare che per adesso non ne siano arrivate altre. Direi, anche per rispettare i tempi, ci fermiamo qui. Camillo, avevi qualcosa da aggiungere in chiusura? No, diciamo appunto tutto ciò che abbiamo fatto è bene o male reperibile dalla pagina del gruppo su Wikidata, dove sono linkati appunto gli argomenti trattati, alcune delle pagine che ho aperto, il canale YouTube su cui caricheremo il video, quindi alla fine poi tutti gli argomenti anche accennati verranno approfonditi in seguito, anche nella prossima lezione che sarà più pratica e quindi anche in quella lezione ci sarà occasione di approfondire. Benissimo. Bene, allora grazie a tutti, non rubiamo altro tempo e ci vediamo per chi si è iscritto il 13 gennaio. Buon anno a tutti. Grazie. Auguri a tutti. Auguri, buon anno e grazie. Grazie.